Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Doc D e oggi siamo qui di nuovo per fare una puntata sui consigli ai miei iscritti. Ma prima di cominciare, vi ricordo che praticamente per avere consigli sulla squadra basterà andare sul link in descrizione che trovate in ogni video, sotto ogni video delle informazioni del canale, che vi porterà direttamente al mio Instagram. Da lì mandarmi uno screenshot con scritto appunto che volete che vi visiono la squadra. Instagram servirà solo e unicamente a quello. Se volete altri tipi di consigli, invece, basterà scrivermi i commenti su YouTube, tanto come potete vedere, io rispondo a tutti. Grazie davvero molto, sto facendo questa divisione perché sennò non riesco a gestire entrambe le cose, quindi per favore cercate di rispettare queste due piccolissime regole. Grazie davvero molto. Prima di cominciare, tra parentesi, vi ricordo di lasciare un bel like qua sotto, iscrivervi al canale e di commentare se appunto vi garba la nuova serie che stavo pensando di progettare quando usciranno i TOTS, appunto i giocatori migliori Lega per Lega, praticamente una review Lega per Lega. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Già l'altra volta mi avete risposto in molti che vi interessa, però vorrei avere un'ulteriore conferma. Così quando parte il TOTS mi darò subito da fare a fare la prima Lega, la prima review Lega. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Grazie davvero. Comunque, cominciamo. Bene, ragazzi, allora partiamo subito dalla squadra più alta di gente che mi ha inviato la squadra fino a quella più bassa, così da dar consigli un po' più dettagliati. Allora, vedo che è ancora Rui Costa. Potresti cambiarlo per Agi o aspettare i TOTS, però Agi sarebbe meglio così, c'è cioè sempre un'icona che ti collega tutti ed è decisamente più forte, cioè più 10 su tutte le caratteristiche importanti, su ritmo, tiro, passaggio e agilità, quindi te lo consiglio tantissimo, è uno dei COC più forti in game, anche più forte di Vidal, portato a livello alto, molto più forte di Vidal e probabilmente anche più forte di Bruno Fernandes, bisogna vedere a 100 com'è, però siamo lì praticamente, quindi te lo consiglio tantissimo. Un altro che ti consiglio tantissimo è di cambiare il terzino destro con Odrio Zola, perché oltre a farti l'intesa con Gnabry è davvero davvero molto potente, forse è il terzino destro più forte che c'è in game fin quando non usciranno i TOTS, e ovviamente di controllare il portiere, perché il tuo portiere comunque non è forte, cioè ce ne sono tanti più forti, Handanovic, Donnarumma, Milinkovic-Savic, solo che appunto Donnarumma costa ancora tantissimo, Savic è un 75, bisogna portarlo fino a 100, sarebbe una botta d'esperienza, e Handanovic è poco più forte di Meret comunque, no? Quindi ti consiglierei di tenerlo lì, fermo, e anche su di lui aspettare i TOTS, perché almeno hai un'idea più chiara se ci siano, se ci saranno poi dei portieri più forti e più buggati di Donnarumma che magari si riescono a prendere free to play. Quindi ti consiglierei di aspettare, però il COC e il terzino destro puoi già muoverti adesso, quindi fammi sapere se sono stato utile nei commenti, perché comunque il resto della tua squadra è molto molto buona. GG bro. Mentre invece per te ci sono un pelino più di problemini dentro la squadra, perché? Allora, il tuo attacco va abbastanza bene, perché comunque Benzema è abbastanza buono e Martial è buono, anche se sta un pochettino perdendo colpi, però vanno ancora bene. Gli esterni vanno bene, vanno bene. Il problema comincia a scontrarsi quando è il CDC del Tottenham. Cioè, quello lì non è per niente forte. Ti consiglierei di andare a guardare che appunto c'è un 88 nel nuovo evento, quello della sezione horror, che puoi o prenderlo da lì o comunque comprarlo a davvero poco, che è davvero forte come CDC della Liga Santander. E tu hai molta Liga Santander, quindi ti conviene prendere quello lì. Adesso non mi ricordo il nome, ma è lì l'88 della sezione horror, quindi lo trovi molto facilmente e te lo vai a comprare, perché è davvero costa poco ed è davvero forte, forte, forte. La difesa va abbastanza bene, a parte De Ligt, perché quel De Ligt lì del Tottenham non è forte, ti consiglierei, essendo che comunque giochi molto con la Liga, però c'hai l'abbinamento della Bundesliga lì con Gnabry, ti consiglierei di prendere assolutamente come DC un Kabak. Un Kabak che comunque è ancora molto molto potente e potrebbe risultarti molto utile per la tua formazione perché ti tocca comunque l'intesa e fa tutto. Il portiere è assolutamente da cambiare, però anche te ti consiglio o aspetti i Tottenham, se no, cioè i TOTS, se no aspetti, cioè, se no non aspetti e ti compri Handanovic anche solo. Non importa che il portiere non faccia intesa, l'importante è che para qualcosa perché appunto se no hai un attimino di problemi. Fammi sapere sotto nei commenti se sono stato d'aiuto, perché comunque la tua squadra è ben strutturata, però hai bisogno di 2-3 ritocchini. Grazie, fammelo sapere, GG bro. Per te invece ti posso dire che il tuo attacco è molto buono con Lasagna e Rebic, che sono molto molto buoni. Il centrocampo anche è buono, molto buono, perché comunque Guades è abbastanza forte, ti fa gli abbinamenti, Rice è ancora forte come CDC. Demme pure, Gnabry anche, hai una difesa ottima con Hierro, Ramos e Nacho, molto bene. Gli unici due che dovresti cambiare, anche te secondo il mio modestissimo parere, è appunto Rui Costa con Agi e il portiere con anche solo Handanovic. O comunque Donnarumma se hai i soldi, ma non mi sembra, perché dall'immagine non mi sembra che tu abbia molti crediti da spendere.
Quindi ti conviene magari anche a te, per te, appunto, aspettare i TOTS, perché appunto potrebbero uscire dei portieri davvero davvero potenti. I TOTS usciranno il 7 maggio, quindi mancano solo 4 giorni, ed è per questo che io non consiglio assolutamente di comprare troppa gente, no? Se si sta a fare un aggiustamento, magari una roba di questo genere qua, cambiare uno o due giocatori, ma non toccare più di tanto, perché comunque usciranno i TOTS e ci potrebbero essere dei giocatori davvero molto potenti, perché comunque anche adesso ti potrei dire, bene o male, oltre a Rui Costa e Meret, potresti cambiare comunque Lasagna perché nei confronti non rende tantissimo e potresti mettere magari Immobile, cose del genere, però non te lo consiglio perché appunto usciranno i TOTS e essendo che ci sono ogni lega nei TOTS, servirà, cioè avrai la possibilità di prendere altri giocatori decisamente più potenti, quindi ti consiglio di aspettare. Gli unici due che toccherei appunto sono Rui Costa e Meret, perché appunto con Agi riesci tranquillamente a mettertelo lì tranquillamente e ti diventa anche un 92. Ed è molto molto più potente, come COC comunque è un'icona, è utile, tutte queste cose qua. Quindi ti consiglio di fare questi due piccoli aggiustamenti e poi aspettare i TOTS. Proprio di sicuro. Fammi sapere se ti sono stato d'aiuto nei commenti, grazie. Mentre invece per te, vedo che comunque sei all'inizio, stai dando comunque, hai un buon risultato come squadra, diciamo, però hai un po' di problemi, nel senso, la tua difesa è parecchio traballante perché sia Kane, Keane che Elvedi sono molto molto scarsi. David Luiz se la cava, ma gli altri due sono davvero molto molto scarsi, e il portiere non ne parliamo, appunto è molto molto scarso. Quindi per te vale più di chiunque altro di aspettare i TOTS e comunque riuscire a prendere molti dei giocatori, un 98, magari appunto Gabriel, 98 dell'evento Settimana d'Oro, Golden Week, appunto, e buttartelo in difesa, perché almeno hai un 98 che riesce a tenerti un po' sul reparto difensivo, perché hai leggeri problemi in difesa, più che negli altri ruoli, cioè che nelle altre posizioni in campo. Quindi ti consiglierei di prendere proprio Gabriel tra i 3,98, perché tanto è free to play, e te lo metti al posto di Keane, così almeno hai un bel giocatore che difende bene, che sta tranquillo lì e fa il suo dovere. Poi di cambiare anche lì Elvedi, magari anche solo con Ake, perché comunque è più forte, ti fa più intesa e tutte queste cose qua. Te Rui Costa puoi tenerlo tranquillamente perché comunque è uno dei giocatori più forti che hai in campo. Ti consiglierei però di cambiare l'esterno destro con anche solo un Sar, appunto, che è molto più veloce, molto più incisivo ed è un costa neanche tantissimo ed è un 90 ed è della Premier, e di cambiare assolutamente l'attaccante Igalo perché appunto non è per niente forte. Ti converrebbe come attaccante riuscire anche a te a prendere Martial, così da avere Abraham e Martial che sono una coppia molto bilanciata perché uno è grosso e tira bene, l'altro è piccolo, veloce e tira bene, quindi si compensano alla grande. Spero di essere stato d'aiuto. Fai questi piccoli miglioramenti, aspetta i TOTS, vedi cosa ti serve prendere anche lì. Dopo aver preso il 98 Gabriel, aver cambiato l'esterno destro con Sar, aver cambiato anche l'attaccante e il portiere, ti posso assicurare che la tua squadra sarebbe già molto molto competitiva. Quindi fammi sapere sotto nei commenti se ti sono stato d'aiuto. Grazie, a presto bro. Allora, per te il discorso è molto molto diverso confronto agli altri perché te hai un livello di intesa troppo basso e hai un mappazzone di giocatori buttati lì, cioè nel senso hai la Serie A, hai Tevez che gioca cani cattivi, hai la Bundesliga, hai la Liga Santander, hai la Francia, hai tutto, hai uno che gioca nel Belgio, cioè è troppo confusionaria. La prima cosa fondamentale da fare è stabilire una lega dominante, quindi scegliti una tra Serie A, Bundesliga, Premier, Liga Santander, la Liga Canforama, non importa, basta che scegli una tra queste dominante dove riesci a inserire almeno 8-7 giocatori di quella stessa lega e poi gli altri li puoi riuscire a ibridare senza perdere intesa ovviamente, ibridare appunto nel senso che magari tu ti fai 7 giocatori della Bundesliga, poi metti due della Serie A e due della Premier, che però magari siano della stessa nazione o dello stesso evento di altri che hai già in campo, capito? Perché praticamente l'intesa va in questa maniera qua, in base alla nazione, all'evento, a dove gioca il giocatore, a che in che lega gioca. Quindi ti consiglio di mettere prima i giocatori di una lega sola, 7-8, strutturarli bene, appunto, togliere quelli che sono fuori ruolo come Ilicic, perché Ilicic è una T, cioè quindi una seconda punta, e metterlo attaccante subisce una penalità abbastanza notevole. Cambiare giocatori ormai sorpassati come Tevez, te lo posso anche consigliare,
non utilizzare i totem perché purtroppo non sono così potenti ormai, perché con gli eventi stanno uscendo sempre giocatori più forti, più forti, più forti, e il totem è ormai in secondo piano. È difficile che esca un giocatore davvero forte nel totem, davvero molto difficile ultimamente. Quindi ti consiglio queste cose qua. Ma la prima cosa fondamentale è appunto sceglierti una lega. Una volta scelta la lega tra Serie A, Bundesliga e Premier, perché sono quelle migliori, diciamo, ti consiglio una di quelle tre, diciamo, perché sono i giocatori più potenti, potrai comprarti 7-8 giocatori che ti possono interessare dall'89 in su, mi raccomando, cercandoli appunto magari con contenimento, con i potenziamenti che magari sai che sono buoni. Appunto ti posso dire che contenimento è forte, difesa per i terzini è forte, seconda punta per gli attaccanti è forte, contropiede, tiro da lontano sono buone abilità per i centrocampisti offensivi, mentre invece per i CDC l'unica buona davvero è Mastino. Quindi in base a queste regole cerca di comprarti dei giocatori di questo calibro, appunto da 89 in su, che possono sostituire i giocatori che hai messo a casaccio, appunto come Tevez, come il Cioci, come il Guades. Cioè devi riuscire a fare proprio una squadra che sia di una lega sola, o meglio di una lega solo a 7-8 giocatori, e poi gli altri li puoi mettere anche a caso, perché appunto Daly io ti consiglierei di tenerlo, come anche Guades e Cancelo, però gli altri, anche Demme e Akanji, però gli altri sono tutti molto sostituibili, quindi cerca di sostituirli con una lega che sia uguale per tutti, così almeno riesci ad avere un buon livello di intesa. Una volta fatto ciò, potrai tranquillamente rinviarmi la squadra, perché te la riguarderò, essendo che vedo che sei un po' in difficoltà appunto a livello di intesa. Ti aiuterò di nuovo molto volentieri, ok, bro? Fammi sapere sotto nei commenti se ti sono stato d'aiuto. Bella! Bella ragazzi, il video di oggi finisce qui. Come sempre lasciate un bel like qua sotto per supportare il canale. Commentate se vi sono stato d'aiuto e soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Un ciao ciao da Doc di ciao ciao!